Ah, te, noi guardiamo sempre te. No, le parole, ma... Eccoci qua nell'area YouTube del convento di Nonato con una coppia speciale, la coppia della serata. Vai con le presentazioni, parti tu! Piacere, sono Martino Morisi. Da dove vieni? Casirate, de Bergamo. Casirate, c'è qualcosa di particolare che ti lega al convento, vero? Molto particolare. Molto particolare, ma lo scopriremo tra un minuto perché dobbiamo presentare anche lei, la nostra... Luana, ciao a tutti. Luana, ciao a tutti, di cognome fa? No. No. Ma io non dico anche il cognome, dai. No, Luana, da dove? Da Casirate. Da Casirate, stesso paese. Stesso paese. Quindi avete già qualcosa in comune. È già qualcosa c'è in comune. Avete qualcosa in comune perché siete dello stesso paese. Quindi c'è lo stesso comune, giusto? Esatto. Perfetto, perfetto. Ma c'è un'altra cosa che vi accomuna, vero, in questo posto? Che è questo luogo, sì. È questo luogo. È questo luogo speciale. E 5 anni fa? Bensì 5 anni fa, sì. Cos'è successo in questo posto 5 anni fa? Abbiamo festeggiato con i nostri compagni di classe. La classe, diciamo, sì. La classe la 84? La tipica classe, sì, l'84. Una tipica festa di classe. Sì, sembrava una festa così... Una festa innocente, la solita festa. Però a quella festa c'era lei. Sì. Luana. Con un vestito tubo. Il vestito a tubo? Sì, il tubino. Il tubino. È stata colpa del tubino, allora. Sì. È stato lui l'artefice di tutto, vero? Perché Luana con quel vestitino a tubo, tu cosa hai fatto? Io niente, è stato lui il malandrino. È stato malandrino. Io mi sono fatta prendere un po', mi sono fatta incuriosire da lui. Perché lui ti scriveva... No, lui scriveva messaggini, guardava, faceva battute. Sul vestitino a tubino? Un po' su tutto, anche sul tubino. Anche sul tubino? Quindi diceva magari che è il vestito dell'idraulico, che battute faceva? Cioè... No, vabbè, nulla di particolare. Nulla di particolare. Però lui era incuriosito dal mio tubino, io ero incuriosita da lui. Martino, eri incuriosito dal tubino o quello che stava dentro il tubino? Diciamo quello che stava dentro il tubino. Quello che stava dentro il tubino. Però ci hai messo un bel po' di tempo a scoprire cosa c'era dentro il tubino, vero? Sì, perché dopo la festa comunque ci siamo persi un po' di vista e sono passati bensì 3 anni. Prima che capisse quello che voleva. Prima che capivo cosa c'era veramente dentro quel tubino. Il tubino. Perché Luana per 3 anni si è nascosta dentro il tubino. Sì. Non è più uscita. A riccio o a chiocciolina proprio? A chiocciolina dentro il tubino. Quindi per 3 anni cercavano per il paese che è, come si chiamava? Casirate Dadda. Per Casirate Dadda si cercava una ragazza di nome Luana e lei invece si nascondeva sempre al tubino. Esatto. Non si è vista per 3 anni. Però è stata campionessa italiana di nascondino. Di nascondino, mai trovata. Per 3 anni non sapevo. Poi alla fine ho detto, vabbè, esco perché qua se no ciao. Hai detto, talla libera tutti. Giustamente. E chi c'era fuori ad aspettarti? Lui. Quella, fantastico. Perché tu in questi 3 anni hai avuto modo di pensare e meditare. Molto, sì. E cosa hai meditato? Cosa hai pensato? Ho pensato. Inizialmente non è che ho trovato tanta, diciamo... Dillo. Tante ragazze, insomma, con cui eri condividere po'... questo mio sentimento, diciamo così, sì. Cioè, non trovavi nessuna corrispondenza, no, in pratica. No, le conoscevi, ma non trovavi nulla di speciale. Sì. Ci parlavi, magari qualche volta ci uscivi, la solita uscita, andiamo per qualcosa. No, niente di particolare, sì. Però nessuna che aveva quel non so che. No. Nessuna che ti faceva vibrare. Sì, già una ragazza mi aveva colpito, però non avevo capito subito qual era quella giusta. E ci ha messo un po'. Quella ragazza col tubino ti aveva colpito? Sì. Però non avevi capito. Non avevo capito, inconsciamente non avevo capito che era lei. Però probabilmente magari inconsciamente dentro di te qualcosa ti aveva colpito, ma tu non l'avevi capito. Sì, non avevo capito. Uscendo con tutte queste altre ragazze, c'era una vocina dentro che ti diceva sempre a livello inconscio. Sì. Questa non va bene. Guarda che c'è qualcuno cambia, che ti sta aspettando. Cambia. Guarda che c'è qualcuno che aspettava. Esatto, perché la nostra Luana ti ha aspettato, Rischiando, vero Luana, che hai rischiato? Un po' sì. Sono arrivata al punto di dire basta, vabbè, non ce n'è proprio per niente per nessuno. Ti stavi per arrendere allora? Un po' sì, c'è stato un momento che stavo mandando tutto al diavolo. Poi... Quando è stato quel momento? Quello della lettera? Esatto, sì, avevo scritto una lettera, volevo leggergliela, soltanto che all'appuntamento lui ha dato buca. Non mi sono presentato. Hai dato buca? Sì. Ma forse... che pip! Sì. Un po' l'insicurezza, l'incertezza. Tieni distratto.
Esatto, e quella sera, dopo che mi ha dato buco, ho preso la lettera, l'ho stracciata. L'ha stracciata. E non nei film. E io ho detto basta. Basta. E dopo cos'è successo? Poi mi sono trasferita per lavoro e quando tornavo al bar dove di solito ci vedevamo, dove lavoravo anche, ogni tanto ci si vedeva e le occhiatine c'erano sempre, le battutine venivano sempre fatte e alla fine mi sono fatta dare uno strappo a 150 km di distanza. Da Casirate, sì. Però, nonostante però, questo strappo... Non è successo no, nulla. No, non è successo niente. È vero che avete dormito assieme quella sera? Sì. Però non ho voluto che succedesse nulla. E lui era sembrava un giocatore di biliardo praticamente. Era una stecca. Era molto irrequieto. Però tu hai saputo domarlo. Problemi suoi. Te hai detto no, mio caro, esatto. No. O ti vero convinto. O non se fa niente. O non se fa niente. Al che lui si è convinto all'istante? No, ci ho messo ancora un annetto. Ancora un annetto? No, un annetto no, dai, qualche mese, ancora 2-3 mesi, perché poi era febbraio-marzo e a giugno ci siamo messi insieme. Ma te l'ha chiesto lui? No. No, è nata durante la vacanza che abbiamo trascorso in Croazia, in barcavela. E così forse anche magari l'ambiente ristretto ci ha appunto fatto capire che veramente eravamo fatti l'uno per l'altro, sì. E lì è stata la vostra vacanza più bella, vero? La prima vacanza più bella, sì. E da quel momento non vi siete più lasciati? No, neanche adesso. Neanche adesso, tenetemi per mano, perché prima o poi arriverà quel giorno, vero ragazzi? Sì. Arriverà? Arriverà. E adesso cosa arriva? La canzone che avete scelto. Demoda. Che? Arriverà. E vai allora, fatemi sognare anche a me un po'. Wow! Mi fate sognare? Quella! Inizia Martino, eh! Pianzerai come piazza tu piangerai e te ne andrai. Certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate e cambierai la tristezza dei pianti suoi sentirai. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai e penserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo torno a noi. Ma sì, veglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza del pianto.